Tecnico Andrea Di Monte, vince Casil, suo terzo incontro da professionista. Andrea Di Monte, una vittoria per KO alla sesta ripresa. L'ungherese Baus è andato a tappeto, per te significa un avanzamento nella classifica mondiale dei medio massimi. Ma sinceramente all'inizio sono partito bene, durante le riprese poi sono sceso un po', comunque ho risentito un po' la stanchezza della serata, organizzare tutto quanto è stata una fatica. Quindi un paio di riprese di studio, però poi il colpo decisivo. Sì, non volevo esagerare subito all'inizio perché non volevo rischiare, quindi ho preferito allungare un pochino e metterlo giù in distanza. Una dedica per questa serata? Guarda, dediche ne dovrei fare tante, tantissime, al mio staff, alla mia donna, alla mia ragazza, alla mia famiglia che mi sta sempre dietro, a tutti i miei sponsor, non so a chi ringraziare, anche questa città, al sindaco grandissimo, tutto il comune, grande a Raffaele Jair, grande a Massimo di Abruzzo Life, Q7, devo ringraziare tutti, grazie a te anche. Grazie di questa serata. Lanciano era da tanti anni che non riaveva un incontro di box. Sì, una macchina è stata ferma per troppo lungo, spero di continuare su questa strada e andare avanti con le mie manifestazioni. Per le mie vittorie, speriamo. In bocca al lupo. Sto portando comunque un titolo qui a Lanciano, quindi questo è il mio obiettivo. In bocca al lupo per il quarto incontro fra i professionisti. Grazie, grazie. Prego.